Good Morning Social, oggi vi parlerò di elezioni francesi, di Macron, Rossi, e non manca certamente il tema sui vaccini, parlerò anche un attimo di politica e di un caso di diffamazione via Facebook. Partiamo dalle elezioni francesi. Ok, ha vinto Macron, è un dato di fatto, però vorrei tornare un attimo indietro e parlare dei famosi Macron Leaks. Stiamo parlando di una documentazione di circa 9 giga di file che è stata pubblicata e, diciamo, resa nota ai più attraverso l'account Twitter di WikiLeaks, che rimandava al famoso archive.org, quindi questo archivio digitale enorme dove appunto sono stati caricati questi file, che sono poi finiti ovviamente sul forum di 4chan. Qual è il problema di questi file? Quando c'è stato, diciamo, la discussione sul loro contenuto, eccetera, c'è stato qualcuno che è andato un attimo oltre, diciamo, anche a quello che teoricamente doveva anche essere fatto da WikiLeaks prima di dire andate a leggere. Ecco, e all'interno di questi file sono stati riscontrati dei codici, delle scritte in cirillico. Come mai, se erano documentazioni francesi, ci poteva essere il cirillico? Non solo, all'interno dei metadati c'era anche il nome di una persona, diciamo una persona russa, che veniva riscontrato il suo nome all'interno di una, diciamo, collegata a una società di informatica legata al Ministero della Difesa russo, e non solo. Poi, come sapete, fake news, notizie false, insomma, c'è bisogno di un attimo di verifica, quindi mi sono scaricato i file e ho controllato di persona se questi racconti coincidevano, se c'erano veramente questi codici in cirillico e se c'erano, se c'era questo nome effettivamente all'interno dei metadati. Infatti c'era. Nel mio articolo vi ho fornito sia il link per poter scaricare i file, sia diciamo alcuni programmi, alcune istruzioni su come effettuare voi stessi la verifica direttamente da casa. Non è niente di strano, non è nessuna attività di hacking, semplicemente lettura dei file, niente di che. Però era da fare, perché con questa diffusione di fake news o altro c'era da vedere se effettivamente erano contenuti questi metadati all'interno di questo archivio digitale considerato appunto il Macron Leaks. Torniamo sul tema delle vaccinazioni. Bene, rendiamoci conto di una cosa. La politica italiana è rimasta per tanti anni in disparte, lasciando campo libero a ciarlatani, truffatori e quant'altro. Di recente sono stati, addirittura questi ciarlatani sono stati portati anche dentro il Parlamento come ospiti. Possiamo citare il caso di Wakefield e del senatore Pepe che l'ha fatto entrare. Un po' come con il tema delle fake news e delle bufale. Tempo fa dicevano, ah ma si tratta solamente di bufale, non niente di che, ma cosa volete fare, è una cosa inutile. E invece poi, ecco qua, adesso tutti parlano di fake news, tutti parlano di bufale, di disinformazione, del pericolo che c'è di fronte. Noi The Bankers lo denunciavamo da tempo, eppure si arriva sempre troppo tardi. Questo è anche il caso dei vaccini, perché anche lì già da tempo addietro stavamo diciamo confrontandoci in maniera anche pesante contro la disinformazione legata ai vaccini e contro gli antivaccinisti. Adesso si è messa pure la politica, ovviamente quando il tema viene sentito in maniera particolare si creano appunto questi schieramenti dove poi alla fine c'è chi è contro, chi è a favore e si cerca di fare tutto un magna magna di voti. È inevitabile. Poi c'è quello che dice che sì, che no, che io non ero, che io ero, eccetera. Calma. Su questa cosa sto preparando un articolo molto esplicativo per capire un po' qual è la comunicazione che si è creata ed effettivamente quali sono state le mancanze sia da una parte che dall'altra, perché qua ragazzi, qua sinceramente nessuno si sta salvando. Ci sono in entrambi gli schieramenti persone che credono e non credono, che diffondono o non diffondono fake news riguardo i vaccini. Certo, poi arriverà il solito grillino che dirà, ma ve la prendete solo con noi, ma il PD, ma quello, ma è quell'altro. Aspettate che finisca di scrivere l'articolo e poi spero che lo leggiate e non vi fermiate solamente al titolo.
Passiamo ora finalmente all'area social. In questo caso, finalmente, neanche tanto, non è piacevole il tema. Stiamo parlando di un atto di diffamazione in corso tuttora nei confronti di un ragazzo che è stato accusato via messaggi privati in Facebook di essere un bastardo pedofilo. Il messaggio, oltre ad essere altamente diffamatorio, è per giunta ridicolo perché invita gli utenti a segnalare il profilo a Facebook, quasi come se con questa mossa migliaia di utenti giustizieri della rete andassero a fare giustizia bloccando la persona in questione. No, non funziona così. Se avete le prove che una persona è colpevole di un reato, non si va da Facebook, non si va a segnalare, a condividere online le foto della persona o altro, si va dalle autorità competenti. Comunque sia, spero che il ragazzo in questione si sia rivolto alle autorità competenti, in questo caso soprattutto alla polizia postale, affinché si faccia chiarezza soprattutto su chi ha diffuso la notizia e chi ha diffuso il primo messaggio. Io intanto mi chiederei, cioè, sono giorni che questa cosa va avanti. I social, quanta responsabilità hanno di fronte a questi temi? Con questo è tutto, vi lascio tutti i link in descrizione utili per potervi orientare su quello che ho detto in questo video. Mi raccomando, vi ricordo che mi trovate su Twitter, su Facebook, iscrivetevi al mio canale e vi ricordo che sono anche su Telegram.